Molti auguri per l'ultimo tango. Intanto prendo l'occasione per ringraziarvi di voler festeggiare questi 30 anni di Ultimo Tango a Parigi. E chi se l'aspettava? Che questo film durasse tanto, anche noi che durassimo tanto. Cosa c'era dietro all'inizio di tutto, dietro questo film? C'era il tentativo di raccontare la storia di un uomo e di una donna che hanno deciso di incontrarsi in un appartamento vuoto, senza nomi, quindi senza personalità sociale, senza passato, senza niente, solo con i loro corpi. Ultimo Tango a Parigi è un film molto romantico, è un film incredibilmente idealista, e qui vorrei dire, sarò molto veloce, molto rapido, perché i film parlano e devono parlare attraverso le loro immagini e i loro suoni, e qui vorrei dire che mi rendo conto che avevo voluto, era il 1972, in un'epoca di cinema politico, in cui anch'io venivo da esperienze di cinema politico, avevo voluto come fare una trasfusione della tensione politica di quel momento, di quegli anni, da quello che era un discorso collettivo, un discorso sulle masse, eccetera, a invece un universo completamente intimo, individuale. Poi c'è tutto il resto. Tutto il resto vuol dire la parte veramente dolorosa del film, che abbiamo conosciuto il produttore Grimaldi Alberto, l'attore Brando Marlon, il regista Bertolucci Bernardo, condannati a 2 mesi di reclusione con la condizionale e soprattutto alla scoperta dopo qualche mese, quando la condanna passò in giudicato, che non solo il film doveva essere distrutto, il negativo bruciato, ma che io avevo perso per 5 anni i miei diritti civili e per 5 anni non avevo il diritto di votare, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la parte, diciamo, che ancora un pochino pesa. Per il resto il film spero riesca a parlare da solo e riesca ancora, e questo lo direte alla fine della proiezione, ad avere un po' di quell'impatto che allora a qualcuno era sembrato eccessivo.